chiudere, ti vorrei proprio una cosa, un dettaglio, perché cioè ti butto lì una stupidaggine. No, una stupidaggine. Lo dico prima, che lo dico prima, così almeno. Dai, buttami giù quando arriveranno, quando arriveranno tutti gli attacchi in rete. Vai. Io l'avrò già dichiarato prima. Vai, dichiara l'ora. E se la Terra fosse una sorta di fondo di investimento dal quale ogni tanto qualcuno porta via i guadagni e li porta da un'altra parte? Questo è piaciuto. Non fatemi andare avanti su questo, Tanto abbiamo finito, no? Questo era il tentativo di ravvivare l'atmosfera, hai detto, giusto? Per capirci, questa era la cosa allegra da... Ok. Allora io direi che ci lasciamo un attimo su questa domanda, così ognuno riflette non tanto sulla possibilità. Facciamo finta che, come dice Mauro, che sia così. Riflettiamo su una possibile via d'uscita, anche minima, una scappatoia. Ci sarà un sistema, con calma, adesso ci pensiamo io. Ci pensiamo? Sì, ci pensiamo, okay. Perché poi continuiamo a parlare dopo, perché io ora vado... Non garantisco di trovarla entro stasera. Tu pensaci però. Tu pensi, io suono apposta perché tutti abbiano il tempo di pensare, chi ha agli affari propri naturalmente, se, come, e chi anche a quello che è stato detto. Che è la cosa più importante. Sì, e poi anche se altri vogliono riflettere su quello che abbiamo detto e commisurarlo con gli affari propri, poi in definitiva tanto facciamo tutti questo. Quindi ringrazio Mauro Biglino, ci vediamo dopo. Grazie Mauro.